Una produzione Telemantova. In collaborazione con... Valorizza il tuo verde con i prodotti Negri. Usa i nostri arieggiatori per sfoltire le radici del prato ingiallito. Lo vedrai di nuovo respirare. E con i biotrituratori Negri, sminuzza le potature del giardino. Otterrai un ottimo compost a costo zero. Vieni a trovarci nello showroom di Via Motella 33 a Campitello di Marcaria, Mantova. Alla cantina di Quistello sono pronti i nuovi vini. Scegli tra i vini sfusi e in bottiglia, dal Lambrusco Mantovano DOP ai Lambruschi di Grappello Ruberti del Vicariato di Quistello, i bianchi, il Vincotte e tanto altro. Ti aspettiamo anche nel nostro wine shop per altre sfiziosità. Combustibili Farinato, prodotti petroliferi per l'agricoltura, l'autotrazione e il riscaldamento. Gasolio agricolo e lubrificanti. Esperienza, rapidità, puntualità nelle consegne e prezzi competitivi da 50 anni. Combustibili Farinato. A Casteldario, Mantova. Ben ritrovati cari amici telespettatori a un nuovo appuntamento con Focus Agricoltura, la trasmissione che Telemantova dedica al mondo agricolo. In questa puntata parleremo del trattato TTIP, a che punto siamo e quali sono le preoccupazioni. Andremo poi in una riseria a sentire com'è andata l'annata di raccolta del riso e poi parleremo anche della coltivazione della canapa. Ma entriamo subito nel vivo della puntata TTIP, sentiamo. Trattato TTIP, come, a che punto siamo e qual è la vostra posizione? La posizione di Confagricoltura è sempre una posizione più che interlocutoria, una posizione per poter capire e conoscere quello di cui si sta parlando. Riteniamo importante e fondamentale che due grandi blocchi di mercato, l'Europa da una parte e gli Stati Uniti dall'altra, si incontrino e parlino per come scambiare le loro merci, quindi anche le nostre merci, perché noi fino a prova contraria siamo europeisti. Detto questo, molta attenzione su quelle che possono essere le regole messe in atto nell'ingaggio di questo accordo. Ricordo solo e soltanto che questo accordo dovrebbe parlare di circa 7-8 miliardi di euro di scambio di valore di prodotti scambiati. È assolutamente vero che potremmo essere presi di mira dagli Stati Uniti nella importazione non selvaggia, regolamentata di alcuni loro prodotti, dalla carne ai derivati. È altrettanto vero che per noi europei e soprattutto per noi italiani si potrebbe aprire un mercato di 500 milioni di potenziali clienti. Per cui credo assolutamente che l'attenzione vada posta sul TTIP, che si debba assolutamente proteggere quelli che sono i nostri prodotti di indicazione geografica, quindi le nostre DOP e le IGP. So che il governo italiano, unitamente ai nostri europarlamentari, su questo stanno facendo un gran lavoro, perché l'Italia e la Francia in primo luogo sono protagoniste per quelle che sono le indicazioni geografiche. Spero che con la fine della presidenza Obama e con un'Europa che deve ritrovare un po' più di slancio su quelli che sono i prodotti agroalimentari, si possa arrivare finalmente a una definizione di questo accordo. TTIP, qual è la posizione di Coldiretti? Ma TTIP è una cosa ancora molto scura, dove non si conosce molto bene quello che sta succedendo. Quello che è più scandaloso, a mio modo di vedere, è il fatto che non si possa discutere in modo aperto quello che si sta discutendo là, che non si sappia quali sono i punti di mediazione sui quali si sta interagendo, e la sensazione che abbiamo che gli americani più di una volta abbiano chiesto il fatto di non tutelare appieno nei loro paesi le nostre DOP. Se questo avvenisse sarebbe chiudere il sistema agricolo italiano sotto certi punti di vista. Noi dobbiamo pretendere e continuare a chiedere che ci sia una tutela forte delle nostre DOP e soprattutto che ci sia una chiara tracciabilità delle nostre produzioni, cosa che altri paesi non vogliono. Non dimentichiamo che le carni in America sono ancora ormonate e non succede niente, quindi credo che da questo punto di vista ci voglia molta chiarezza sui consumatori e molta trasparenza su quello che vanno a consumare. Per tanti anni abbiamo detto che la salubrità dei prodotti
crea anche salubrità nella salute delle persone, credo che questo dobbiamo pretendere sia come rappresentanti di categoria ma anche come cittadini italiani. Canapa, tecniche culturali e scelta delle varietà. Questo è il titolo di un convegno promosso dai giovani di Confagricoltura Mantova che si è tenuto in settimana. Come scegliere le varietà, il periodo di semina, ma anche la storia e la coltivazione nel mondo, la raccolta, l'essiccazione, la concimazione, la lavorazione. Questi alcuni dei temi trattati. Perché l'iniziativa di questo convegno che parla di questo tipo di coltivazione? Allora, nei ruoli dei giovani di Confagricoltura, oltre a una continua formazione dei nostri associati, oltre al confronto, abbiamo come obiettivo quello di organizzare sempre più spesso dei convegni tecnici. E questo è una di queste occasioni. Perché la canapa? La canapa perché è una nuova cultura e c'è una filiera da ricreare. Sono appena tornato da Palermo, dove mi sono andato a incontrare con gli altri imprenditori, gli altri nostri colleghi dei giovani Confagricoltura da tutta Italia, ed è emerso una sfida, quella di trasformare l'agricoltore in imprenditore agricolo e quindi cercare con una nuova cultura come la canapa di creare una nuova filiera. Secondo noi questa è una nuova occasione di fare imprenditorialità e questa è una nuova occasione che dovremmo cogliere tutti insieme. Una cultura che anche nel mantovano sta prendendo piede. Quali sono le caratteristiche e i vantaggi di questo tipo di coltivazione? La canapa è una cultura antichissima, forse la prima cultura che è stata coltivata dall'uomo, ed è una cultura ecologica, cioè una cultura che ha pochissimo bisogno di input chimici ed è una fonte incredibile proteica, e quindi un mondo che si sta avviando verso un discorso anche più alimentare sano, la canapa sicuramente avrà un ruolo molto importante. Quali sono le caratteristiche, quindi quali sono i territori più adatti alla coltivazione, di che cure ha bisogno e se il territorio mantovano in effetti potrebbe essere una zona favorevole? Sicuramente il territorio mantovano è un territorio che deve guardare con molta attenzione alla canapa, perché tradizionalmente la canapa è stata proprio coltivata in territori mantovani e territori limitrofi, quindi è sicuramente un territorio vocato alla coltivazione della canapa ed è una coltivazione che può permettere anche di migliorare le altre coltivazioni in una rotazione opportuna, quindi diciamo dà dei vantaggi non solo per quanto riguarda la coltivazione e l'utilizzo dei prodotti di canapa ma anche le colture che succederanno alla canapa. Dal punto di vista alimentare si diceva che va bene anche per le persone che hanno intolleranze, quindi è adatta praticamente a tutti. Sì, la canapa tra l'altro è una fonte proteica molto interessante perché contiene tutti gli amminoacidi essenziali, oltre ad essere una fonte di omega 3 e omega 6 in maniera perfetta per quanto riguarda il rapporto e il bilancio. Quindi diciamo è un olio, l'olio di canapa è essenzialmente un olio molto importante per l'equilibrio di tutte le persone, da partire dai bambini fino alle persone anziane, e la farina in modo particolare che si ottiene sempre dal seme è una farina proteica, completa dal punto di vista di amminoacidi e soprattutto un ottimo integratore per chi vuole in qualche modo eliminare o ridurre il consumo di carne. C'è spazio quindi per coltivare canapa sia dal punto di vista appunto delle coltivazioni che dal punto di vista quindi economico, del ritorno economico per un giovane che vuole cimentarsi in questa iniziativa? Sì, c'è spazio e ognuno deve mettere la sua parte di imprenditorialità. Come dicevo appunto prima, se c'è da ricostruire una filiera bisogna che ci siano gli imprenditori tecnici, gli agroindustriali, i commerciali, ma alla base ci vuole la materia prima, quindi ci vogliono giovani imprenditori agricoli che vogliono mettersi in gioco coltivando questa nuova cultura e ridando vita a quella filiera che può essere un'occasione economica in questi tempi un po' incerti per tutti noi. Nutrire il pianeta, custodire la terra, quali sfide per uno sviluppo sostenibile? Questo è il titolo di un convegno organizzato dal Centro Pastorale della Diocesi di Mantova e rivolto al mondo dell'agricoltura. Una riflessione sul tema di Expo, ma non solo. Com'è nata questa idea? Perché avete fatto questo incontro? Effettivamente il titolo richiama sicuramente l'Expo, ma si collega anche all'enciclica Laudato Si. L'incontro di oggi è il secondo appuntamento, il secondo anno che come pastorale proponiamo al mondo agricolo, quindi delle associazioni datoriali e anche dei lavoratori, di riflettere prima della giornata provinciale del ringraziamento, che ogni anno viene festeggiata all'inizio di novembre, di riflettere su un tema proprio del mondo agricolo.
E se il tema centrale dell'enciclica di Papa Francesco è proprio come conservare il creato, ci si rivolge a tutti gli strati della società con un imperativo: non si può disgiungere la crisi ambientale da quella sociale. Si parla quindi di un'ecologia integrale. Fondamentale trovare un modello di produzione e consumo sostenibile, una grande sfida per il mondo agricolo. L'agricoltura del domani deve essere orientata a una razionalizzazione dell'uso delle risorse in una condizione svantaggiosa dovuta a cambiamenti climatici, incremento della temperatura, una limitata disponibilità di risorse, penso ad esempio alla disponibilità di risorsa idrica. Quindi la sfida è enorme, coinvolge tutti. Da un punto di vista tecnico, l'agricoltura deve concentrarsi su sistemi di produzione più efficienti, quindi avere piante più adatte al cambiamento climatico e tecniche di coltivazione più efficienti, ridurre l'input delle risorse senza ridurre le produzioni. Ma anche noi consumatori abbiamo un compito, quello di adottare uno stile di vita più sostenibile, primo fra tutti ridurre lo spreco alimentare. Quindi noi praticamente buttiamo ogni anno un terzo della produzione mondiale di cibo prodotto. Questo significa che abbiamo immesso nell'atmosfera 7 volte la quantità di CO2 che viene emessa dall'Italia, abbiamo prosciugato 5 volte il lago di Garda, abbiamo consumato il 30% della superficie agricola essenzialmente per produrre spazzatura. Quindi senza quella che il Pontefice chiama una conversione ecologica difficilmente riusciremo a raccogliere questa sfida. È una sfida che si può vincere? Lo lascio dire al Pontefice in modo molto più autorevole di me. Lui chiama all'appello tutta la famiglia umana a intervenire e questo appello è permeato da una profonda convinzione che la sfida si può vincere. Le cose, dice il Pontefice, possono davvero cambiare, altrimenti non avrebbe neanche senso stare a parlare di queste cose in questi termini. Ed ora ci separiamo per qualche istante di pubblicità, ma torniamo tra pochissimo con ancora tante notizie. Non andate via! Eccoci di nuovo insieme, cari amici. Adesso andiamo a Canedole di Roverbella in una riseria per scoprire com'è andata l'annata di raccolta. Si è da poco conclusa la fiera del riso e sicuramente qualcuno di voi lo ha mangiato sotto il tendone del piazzale della Favorita, magari senza saperlo. Stiamo parlando del riso della riseria Casarotti di Canedole di Roverbella, un'azienda che da oltre 15 anni si occupa della coltivazione e della trasformazione di questo prodotto. Sì, perché si va tutto in casa. Mietitura in anticipo quest'anno visto il gran caldo, ma senza perdere la qualità. Com'è stata l'annata 2015 per il riso? L'annata 2015 è stata un'annata più o meno quintalato normale, un po' meno di resa perché è stato proprio l'anno un po' caldo, troppo caldo, e con il caldo è successo questo. Comunque tutto sommato è andata abbastanza bene. Come qualità? Come qualità è buona, molto buona, è come chicco e tutto, è andata così insomma, ecco. Quali sono le caratteristiche per coltivare il riso? Quindi che cosa ci vuole per questo tipo di coltivazione? Per questo tipo di coltivazione ci vuole soprattutto tanto amore, perché il riso bisogna starci dietro tutte le mattine pronte a risaia, a fare il giretto, dopo ci vuole l'attrezzatura per livellarla col suo laser, fare tante cose. È un prodotto che dopo alla fine ti dà soddisfazione, ecco, tutto lì. E per la commercializzazione si fa esattamente come una volta, si va porta a porta, nel Mantovano ma anche nelle province vicine. Si fa conoscere il prodotto e così si fidelizza il cliente, con la qualità. Quando alla sera alle 5, 4 e mezzo parto io come titolare, vado a fare rappresentante. E il bla bla oggi conta niente, le porto un sacchettino di carnarola e uno di nano, loro lo assaggiano, dopo passo io e il 99,99 per il prodotto comprano. Oltre al porta a porta, l'azienda si è attrezzata con uno spaccio dove si può acquistare direttamente. Amanti del riso, attenzione, qui ce n'è davvero per tutti i gusti. Riso Carnaroli e Vialone Nano in diverse confezioni, ma anche farina di riso, farina di mais e prodotti da forno, ovviamente rigorosamente fatti con la farina di riso. Le carni lavorate e gli insaccati farebbero male quanto le sigarette, lo sostiene l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo la quale le carni lavorate sono cancerogene e vanno inserite nel gruppo 1 delle sostanze che causano i tumori a pericolosità più alta, al pari del fumo e del benzene. Tra le carni lavorate ci sono i wurster, il bacon, il prosciutto.
carne nelle quali sono stati introdotti elementi chimici per alterarne il gusto e renderlo, per esempio, più salato o affumicato, oppure che sono state addizionate con conservanti. Carne lavorata e cancerogene, quindi calo del 20% nelle vendite del settore, a rischio 180.000 posti di lavoro, allarmismo ingiustificato. Lo studio dell'OMS sul consumo di carne rossa sta creando una campagna allarmistica, spiega Roberto Moncalvo, presidente nazionale Coldiretti, soprattutto se si pensa che la qualità della carne italiana è diversa e migliore che i cibi sotto accusa, come hot dog e bacon. Dopo la carne tocca il caffè, ma gli allarmismi veri e propri presunti a tavola sono costati intanto al Made in Italy quasi 12 miliardi di euro negli ultimi 15 anni, soprattutto per effetto del taglio degli acquisti provocato da psicosi ingiustificate. E quanto emerge da un'analisi della Coldiretti, che sottolinea che ad oggi, secondo l'indagine online, solo l'11% ha contenuto il proprio consumo di carne insaccati dopo le notizie diffuse con la pubblicazione del rapporto OMS, mentre è ancora presto per valutare gli effetti dell'annuncio sugli studi del caffè. Si tratta di un segnale importante che dimostra il buon lavoro di informazione che è stato fatto a partire dalle istituzioni, ma è anche il frutto delle precisazioni della stessa OMS, che ha chiarito che nessun alimento deve essere eliminato dalla dieta, dicono da Coldiretti, nel sottolineare che occorre ora intervenire con misure strutturali, a partire dall'obbligo di indicare in etichetta la provenienza della carne, anche dei trasformati come i salumi. È necessario insistere sulla centralità delle azioni che rafforzino il sistema delle tutele, mentre la politica europea deve riconoscere la specificità e promuoverle nel mondo. Questo alla luce dell'approvazione del TTIP, attorno al quale restano diverse incognite che non sono ancora risolte e che riguardano, guarda caso, proprio il settore agroalimentare. Lo ha detto l'assessore regionale all'agricoltura Gianni Fava: la nostra strada è quella della qualità e della distintività, elementi che rischiano di essere pregiudicati da un trattato di cui non si conoscono ufficialmente i contenuti, ha aggiunto Fava, e nell'interesse del consumatore avere un sistema chiaro di certificazione che attesti e garantisca origine e caratteristiche di un prodotto. Fino a quando non avremo certezza che non si fanno passi indietro rispetto alle denominazioni d'origine e alle indicazioni geografiche di provenienza dei prodotti, si può discutere, ha detto in conclusione Fava. Diversamente non ci sono le condizioni per noi, perché vorrebbe dire rimettere in discussione un sistema che in Europa vige da oltre 30 anni. L'iter per il riconoscimento ufficiale della AOP Latte Italia si è concluso positivamente da parte della Regione. La prima forma di associazione di organizzazione di produttori riconosciuta, sede in Lombardia, ha coinvolto produttori padani anche al di fuori della principale regione lattiera a livello nazionale. Soddisfazione da parte del Pirellone dopo la pubblicazione del decreto della Direzione Generale Agricoltura, con la quale viene riconosciuta la AOP Latte Italia, società cooperativa, costituitesi per iniziativa di 5 organizzazioni di produttori: Agrilatte, Cooperativa Produttori Latte Indenne della provincia di Brescia, Sant'Angiolina Latte Fattorie Lombarde, Agri Piacenza Latte, Piemonte Latte, operanti nei territori delle regioni Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte. La sede legale della nuova associazione è a Montichiari, in provincia di Brescia. Il decreto di riconoscimento, che sarà pubblicato sul BURL, garantisce i produttori nelle trattative commerciali in un settore come il lattiero caseario interessato da cambiamenti epocali. Secondo stime della Coldiretti regionale, oltre 70 milioni di euro verranno spesi in Lombardia sino ai primi di novembre, con un investimento medio di 20 euro a famiglia per composizioni e mazzi di fiori recisi. La maggior parte delle persone sceglie il crisantemo e i ciclamini e da qualche tempo si nota una tendenza verso il fiore reciso. La ricorrenza di Ogni Santi, dice Ettore Prandini, presidente di Coldiretti Lombardia, rappresenta un momento importante della nostra tradizione ed è anche un periodo in cui i vivai segnano uno dei maggiori picchi di lavoro di tutto l'anno, nonostante l'impatto della crisi. Rispetto al 2008 il fatturato delle aziende del settore si è ridotto di circa il 40%, arrivando a circa 215 milioni di euro all'anno, anche se con il 10% della produzione vivaistica nazionale la Lombardia resta al secondo posto, dietro solo alla Toscana. Mantova è prima per la superficie florovivaistica con 1768 ettari, seguita da Cremona con 901 ettari.
E per questa puntata è davvero tutto e vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre di sabato e sempre alle 21.15. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Una produzione Telemantova. In collaborazione con... Valorizza il tuo verde con i prodotti Negri. Usa i nostri arieggiatori per sfoltire le radici del prato ingiallito. Lo vedrai di nuovo respirare. E con i biotrituratori Negri sminuzza le potature del giardino. Otterrai un ottimo compost a costo zero. Vieni a trovarci nello showroom di Via Motella 33 a Campitello di Marcaria, Mantova. Alla cantina di Quistello sono pronti i nuovi vini. Scegli tra i vini sfusi e in bottiglia. Dal Lambrusco Mantovano DOP ai Lambruschi di Grappello Ruberti del Vicariato di Quistello. I bianchi, il Vincotte e tanto altro. Ti aspettiamo anche nel nostro wine shop per altre sfiziosità. Combustibili Farinato. Prodotti petroliferi per l'agricoltura, l'autotrazione e il riscaldamento. Gasolio agricolo e lubrificanti. Esperienza, rapidità, puntualità nelle consegne e prezzi competitivi da 50 anni. Combustibili Farinato. A Casteldario, Mantova.